Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malatti Foot e benvenuti nell'unica player review di questo video, ovvero di Gomez. Volevo fare anche Ribéry, però sembra introvabile sul mercato. Però prima di iniziare questa review, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, canale Twitch e voglio che questo video riceva un frappo di mi piace. Scegliete voi, ragazzi, a libera scelta. EasyVolt, se volete acquistare crediti, è semplicissimo. PS4, 500, comprare. Inserite la mail, inserite il codice coupon qui sotto. Per avere il 6% di sconto, selezionate il pagamento e poi paga ora. Link qui in descrizione. Difensore centrale, madonna mia, lo farei pure tirare a sto Gomez. Vediamo. Facciamo segnare, dai. Quale problema? Dai, pigliate sta palla. Oh, ho detto io che segnava. Gomez difensore centrale. Ma perché non è proprio un difensore centrale? È tipo un attaccante difensore centrale improvvisato. Tutto con le stazze nel tir, che cazzo. Bravo Gomez, un intervento. È vero che c'è il gamepad che la X è proprio difettata a morire. Bravo Gomez comunque. Bravo Gomez, sempre gli interventi difensivi. Così come in attacco. Anche in scivolata, cappero. Bravo. Bravo, Gomez, l'intervento. Male sti passaggi, però. Grande, Gomez. No, fallo è fatto, male. E di testa è sempre lui. Beh, difensivamente ci siamo comunque. Gomez Shapeshifters Hero. Nuovo ruolo difensore centrale, ma con queste stats può tranquillamente fare anche l'attaccante. Potete metterlo in attacco oppure metterlo in difesa. Mettetelo un po' come vi pare. Da difensore può segnare, da attaccante può difendere, quindi va bene, perché no ragazzi, perché no. Il prezzo di questa carta si aggira sui 140k. Io l'ho provato in prestito per 4 partite, un gol anche da difensore centrale. Le 4-4 sono interessanti di base, anche se le 4 di skill per un difensore non sono utili. Però sono utili se poi volete fare altre cose. Work rates medio e alto, medio in attacco, alto in difesa. La velocità, devo dire, difensivamente parlando, è molto veloce, quindi vediamo velocità con una stella. Il tiro è anche interessante, però sempre con una stella, perché sto mettendo le stelle? Perché dipende dal ruolo. Allora, se volete giocarlo solo difensore centrale, allora togliete il tiro. Se volete giocarlo magari anche per divertimento come attaccante, allora mettete il tiro, ragazzi, assolutamente. Passaggio va bene sia per un attaccante sia anche per un difensore centrale. Principalmente è meglio per un difensore centrale perché ha più manovre, riesce a far meglio. Un attacco purtroppo è un pochino macchinoso, ecco perché magari in difesa se la gioca un po' meglio rispetto alla punta, ecco. Purtroppo comunque è reattivo e ha freddezza, cosa da non sottovalutare. In più possiamo trovare dalla sua difesa e fisico. Ragazzi, lui difensivamente parlando è molto forte e ha un bel fisico che riesce a sovrastare parecchi avversari. In più non ha quella resistenza scarsa dei difensori centrali, ma ha 92, che è tanta tanta roba. Torniamo invece alla fase difensiva. Sa intercettare, sa marcare, sa andare in scivolata, incontrarsi. Cioè, ragazzi, veramente difensivamente parlando, tanta tanta roba, senza ombra di dubbio. Come caratteristica possiamo trovare forte di testa. Allora, a me di testa in fase difensiva piace, però poi ovviamente bisogna provarlo anche in fase offensiva e lì ovviamente c'è qualche cosa che non va al meglio, ma vabbè, è comunque un difensore centrale. Allora, per me è un difensore centrale. Poi ripeto, se a voi piace l'idea di metterlo in attacco potete farlo tranquillamente, ma volendo anche mediano. Però
mediano già lì siamo un po' al limite, perché il passaggio è un po' me, ripeto, va bene per un difensore centrale, va bene per un attaccante. Come body type ritroviamo un alto e medio, ci può stare, 189 cm di altezza con 84 kg di peso, comunque rapporto secondo me abbastanza corretto. Come alternative vi posso dire magari un Alaba in Serie A, però ci può stare anche lì in SBC o Skriniar o anche Koulibaly. Lui linka con tutti i giocatori della Serie A, in più è tedesco, quindi ha un indice di imbridabilità da 1 a 5, secondo me 4 più, anche 4.5 tranquillamente a parer mio. Come stile intesa? Vabbè, anche ancora ci potrebbe stare, oppure motore, così almeno lo rendiamo un po' più interessante nell'agilità e nell'equilibrio, ragazzi. Il prezzo va bene, scenderà ancora sicuramente. Ma venendo alle conclusioni di questa carta, di questa review, il mio voto per lui, ragazzi, non mi dispiace. 8, tondo, difensore centrale, non attaccante, difensore centrale. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, così vi rispondo, se vi ringrazio. Va bene.